Grazie Presidente. Prima di entrare nel vivo del mio intervento, vorrei ricordare a tutti coloro che oggi siedono in quest'Aula e che a suo tempo hanno votato a favore della legge Fornero che noi della Lega quella schifezza non l'avevamo votata. Riguardo ad alcuni interventi che ho seguito con attenzione delle opposizioni, di colleghi delle opposizioni che sembrano al ballo delle debuttanti, dimenticandosi dei danni che hanno fatto, dal mio punto di vista sarebbe stato più appropriato un doveroso silenzio. Ma visto che sono voluti intervenire, mi permetto di sottolineare che se avessi avuto l'occasione di poter dar loro un consiglio, avrei suggerito dei semplici concetti di base. Prima di iniziare gli interventi, avrei suggerito loro di guardare per una volta fisso nella telecamera, senza ricorrere ai soliti lunghi show mediatici per guadagnare un po' di attenzione, avrei suggerito loro di fare un respiro e per una volta rivolgersi a tutti i giovani a cui hanno rubato il futuro, a tutti gli esodati e alla gente che è stata rovinata dalla loro sciagurata legge. A questo punto, se avessero voluto dire qualcosa di veramente intelligente agli italiani, bastavano tre semplici e umili paroline, che nelle aule dei palazzi si sentono veramente poco. Scusateci, abbiamo sbagliato. Io non ho dimenticato, nessuno di noi qui ha dimenticato, e nemmeno il popolo italiano fuori da quest'Aula ha dimenticato e mai dimenticherà. 6 dicembre 2011, approvazione decreto legge numero 201, articolo 24. La data infelice che passerà alla storia come il giorno in cui il governo Monti e la maggioranza che allora lo sosteneva hanno ferito il popolo italiano in maniera quasi mortale, con un provvedimento vigliacco profondamente ingiusto, quale la riforma Fornero. E mi ricordo bene quel periodo in cui c'era il governo dei tecnici, quelli bravi, quelli che piacevano tanto all'Europa e che dicevano di voler salvare l'Italia, quelli che oggi non sono neanche qua seduti, magari sono comodamente a casa in poltrona a guardarci, quelli che dicevano di salvare l'Italia, ma che in realtà stavano facendo l'esatto contrario. Avevo 35 anni quando ero io a casa e sentivo l'allora ministro Fornero pronunciare la fastidiosa parola "ciusi" per definire i giovani italiani come me. E oggi, ben 8 anni dopo di distanza, qui dal Senato mi sento di poter rappresentare tutti quei ragazzi da lei definiti schizzinosi e che allora non hanno potuto risponderle. Una generazione che sta facendo ogni tipo di lavoro per sopravvivere, una generazione di diplomati e di laureati con più master che soldi in tasca, persone ritenute troppo vecchie per lavorare per più di 3 anni nello stesso posto, con stipendi da fame e nessuna tutela, e al contempo ritenute troppo giovani perché ormai oggi si cercano persone con esperienza anche per cucinare i panini in un fast food o in un bar. Questi siamo noi. Persone che in pensione, se mai ci andranno, per colpa delle scelte sbagliate di chi ci ha preceduto, ci andranno con pensioni da fame. Perché qualcuno mai in questo paese si è preoccupato delle generazioni a venire prima dell'arrivo di questo governo. E quello che mi fa ancora più male è che siano stati imbrogliati da chi aveva dovuto impegnarsi per dar loro un futuro dignitoso. Meno male che è arrivata la Lega di Salvini e meno male che è arrivato questo governo. Per fortuna oggi finalmente riusciamo a voltare quella brutta pagina di politica del nostro paese. Per fortuna oggi finalmente possiamo ridare ai lavoratori e alle generazioni di lavoratori la speranza di poter andare in pensione ad un'età consona per potersi godere la propria vecchiaia. Per fortuna oggi finalmente ridiamo la dignità ai lavoratori precoci, a coloro che fanno lavori usuranti, alle donne e ai più deboli. D'ora in poi andare in pensione diventa una scelta, non più una rincorsa alla meta che era sempre più distante. Grazie a Matteo Salvini, alla Lega e a questa maggioranza di governo, quota 100 non è più una promessa, ma da oggi è una realtà. Quota 100 è una scelta, la libera scelta di andare in pensione dopo una vita passata a
a lavorare. Ad oggi ci sono più di 65.000 richieste di cittadini già presentate, un risultato importante e molto promettente, ad indicare che la strada intrapresa è quella giusta. Si può fare di meglio? Certo, si può sempre fare di meglio. E noi siamo sempre a disposizione dei cittadini per fare di meglio, per ascoltare le loro esigenze e per risolvere i loro problemi. Questo per noi è fare politica. Con il nostro sistema pensionistico la pensione non sarà cumulabile con altri redditi di lavoro, perché vogliamo favorire quel ricambio generazionale che ci avete negato. Vogliamo dare ai giovani l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro, di guadagnare, di poter fare una famiglia, di progettare il proprio futuro con maggiore serenità e senza la paura del domani. Abbiamo inserito l'opzione donna per le lavoratrici dipendenti a 58 anni e a 59 per le autonome, con almeno 35 anni di contributi. Abbiamo applicato ai lavoratori precoci gli adeguamenti sulla speranza di vita. Abbiamo inserito il TFS per tutti i pensionati pubblici e non solo per quelli di quota 100. Quindi si ha la possibilità di avere subito, visto che oggi si aspetta dai 2 ai 3 anni, l'anticipo del TFR fino a 45.000 euro. Questo è un cambio di rotta. Con quota 100 i latitanti finalmente vedranno sospesa la loro pensione. Anche per loro sono finiti i tempi per la pacchia. Siamo orgogliosi di questo provvedimento, una risposta concreta agli italiani, questo ci chiedeva la gente. Niente più ciusi, niente più lacrime, niente più riforme che piacciono più ai burocrati europei che ai lavoratori italiani. Non un regalo, uno spot elettorale, ma una legge giusta per andare in pensione. Ancora una volta la Lega di Matteo Salvini e questo governo passano dalle parole ai fatti, e questo è il vero cambiamento. Questo significa avere contatto con la realtà e con il Paese. C'erano governi che mettevano come priorità le banche, le cooperative, le lobby, lo ius soli, le adozioni gay, il genitore 1 e il genitore 2. Noi no. Noi ci occupiamo della quotidiana vita delle persone, dei problemi reali. Il resto lo lasciamo agli altri o a quel che resta degli altri. A dire la verità, stasera è rimasto ben poco degli altri, però fa nulla. Il vostro essere continuamente slegati dalla realtà, definendoci con disprezzo populisti o sovranisti, per me è solamente una medaglia sul petto che metterò vicino alla legge sulla legittima difesa, al decreto sicurezza e da oggi a quota 100, perché da quando siete l'opposizione avete finito di far danni e avete finito di rubarci il futuro.